La mia avidità di guardare è tale che i miei occhi finiranno per consumarsi, e questa usura delle pupille sarà la malattia che mi porterà a morire. Una notte guarderò così fissamente nel buio che ci finirò dentro. C'è un qualche cosa di indiretto e anche qualche cosa di doppio nel riflesso. È una conferma più debole di una presenza, e queste cose lui lo possono anche incantare. C'è quel tanto di pittura che è in lui, che ha sempre amato e che la fa sentire. Lui può amare il doppio. E la cosa più bella è che può amare la cosa che è più sfocata, cioè più l'irrealtà della realtà. Quante volte uno ha amato un fantasma anziché amare una realtà? Ma è la sostanza che è fatta di polvere, che è fatta di una materia più trasparente, dove dentro puoi penetrare nell'anima di una cosa. E quindi il gioco dei riflessi può permettere a chi guardi il film di inoltrarsi in un mondo subito più magico.